Il lunedì santo ci invita a meditare sull'amore e sull'umiltà dimostrati da Gesù Cristo nei giorni che hanno preceduto la sua passione. Questo giorno ci porta a riflettere su come possiamo servire e amare gli altri, seguendo l'esempio del Salvatore. La preghiera del lunedì santo è un momento di raccoglimento spirituale, nel quale chiediamo la forza di vivere secondo gli insegnamenti di Cristo e di portare la sua luce nel mondo. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Preghiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Padre Celeste, in questo lunedì santo ci inchiniamo davanti a Te, ricordando il Tuo Figlio Gesù Cristo, la cui storia di amore e sacrificio è narrata nei Vangeli. Mentre meditiamo sulle azioni di Gesù, come quando unse i piedi dei Suoi discepoli, insegnandoci l'umiltà e il servizio, aiutaci a incarnare queste virtù nelle nostre vite. Signore, facci ricordare il profumo dell'unguento versato a Betania, un atto di devozione pura e di amore incondizionato. Insegnaci a offrire ciò che abbiamo di più prezioso per onorare e servire gli altri, seguendo l'esempio di Maria, che ha dimostrato la sua fedeltà senza misura. Concedici, oh Dio, la saggezza di riconoscere la vera grandezza nell'umiltà e nel servizio, come tuo Figlio ci ha insegnato. Aiutaci a lavare i piedi al nostro prossimo, a prenderci cura dell'ultimo e del perduto, e a vedere il tuo volto in ognuno di loro. Nel silenzio di questo giorno, rafforza la nostra fede e rinnova i nostri cuori, affinché possiamo affrontare le sfide della vita con coraggio e amore. Aiutaci a riflettere sinceramente sulle nostre azioni e a cercare la tua guida in ogni momento. Ti chiediamo, Signore, di essere con noi durante questa settimana santa, di camminare accanto a noi nel nostro viaggio spirituale verso la Pasqua. Che il ricordo delle azioni sante di Gesù durante questa settimana ci ispiri a vivere secondo i tuoi comandamenti e a portare la tua luce nel mondo. Ti offriamo questa preghiera nel nome di tuo Figlio,
nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.